Ora parleremo della valutazione delle distanze, queste sconosciute. Allora, intanto prima di tutto, prima di parlare della valutazione delle distanze, faccio un piccolo preambolo. Vedremo prima di tutto la valutazione delle distanze nelle gare 3D e poi nelle gare ante le file. Per quanto riguarda le gare 3D, conoscere la distanza, per carità, è sempre importante, ma a volte, specialmente nelle gare 3D, a mio modesto parere è estremamente sottovalutata. Perché dico questo? Perché conoscere la distanza nelle gare 3D serve esclusivamente ai tiratori più forti, a quelli tecnicamente più preparati, e solo quelli, credetemi, sono pochi. Il rimanente, che è il 90%, se non il 95%, conosce la distanza, è controproducente. No, è veramente controproducente. Io sono convinto, e ne ho le prove, che se io scrivo le distanze sui picchetti delle gare 3D, questo 95% fa meno punti che se non ci fosse la distanza. Quindi il fatto di conoscere la distanza nelle gare 3D è importante per pochissime persone. Per tutte le altre, credetemi, non saperle è molto meglio. Perché questo? Perché prima di tutto, quando si fa le gare 3D e si tira una freccia e ci si chiede, poi ci si rapporta, una volta che si è tirato, e si può fare ovviamente solo dopo che si è tirato, a quanto l'hai tirata questa freccia? Mettiamo che la distanza esatta sia 25 metri, c'è chi l'ha tirata 22, c'è chi l'ha tirata 23, chi ha 24, chi ha 26, chi ha 27. E magari tutti hanno fatto centro, o chi l'ha tirata a 25 l'ha tirata fuori. Questo normalmente si dice che i metri di uno non sono uguali ai metri dell'altro. No, mi dispiace, i metri sono uguali per tutti, quindi non i miei metri sono diversi dai tuoi, io le vedo in un'altra maniera. No, i metri, proprio non c'è proprio niente da fare, i metri sono uguali proprio per tutti. Quindi se sono 25 metri, sono 25 metri per me, per te, per tutti quanti. Quindi non è un'interpretazione, è che io l'ho tirata male, è che due errori, la somma di due errori, alle volte si eliminano. E quindi se io la tiro male e la tiro a 22 metri, faccio 100. Posso anche fare 0, però tante volte faccio 100. Qual è il... Da cosa se ne deduce che funziona proprio così? Beh, semplice, provate a fare una gara indoor a 18 metri, chi dice che ha bisogno di sapere la distanza per fare 100? Perché io ne sento, no? Sento che se io sapessi la distanza farei tutti 100. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Se io sapessi la distanza sarei facilitato a fare 100. Benissimo. Allora, nelle gare indoor a 18 metri, dopo tutte i bersagli sono a 18 metri, non piove, non c'è vento, è tutto in piano e i piedi sono perfetti, non c'è possibilità di errore. Allora, in queste gare a 18 metri, come mai non si fanno i punti? Purtroppo perché è così, perché la tecnica comanda. Quindi, prima di tutto, prima di immaginarsi le distanze e di volerle conoscere di costi, bisogna, ahimè, tirare bene, essere ripetitivi nel tiro. Quindi essere sempre, saper sempre cosa uno andrà a fare, perché io posso avere tutto l'istinto e tutta la voglia e tutto quello del mondo, però se io tiro una freccia diversa dall'altra, sarà il caos che comanda, non il mio istinto, e purtroppo funziona così. Perché prima di tutto io devo decidere che
se io voglio colpire un bersaglio a qualunque distanza sia, non la devo colpire con un'unica freccia, la devo colpire con tutte le frecce della mia faretra. Se io ho 10 frecce in faretra, tutte e 10 andranno sul bersaglio, indipendentemente dalla mia strategia. Mira, collimazione, istinto, parabola argentata, qualsiasi cosa che io ho in mente di adoperare, dovrò tutte e 10 far andare. Se io di queste 10 ne metto solo una, ebbene no, non posso credere che solo quell'unica che ho messo dentro è quella giusta. Il caos regna e quando uno non sa sparare bene usa una traiettrice, qualcosa prende. E funziona così anche nel tiro con l'arco. Quindi nel 3D sì, le distanze, sì, è bene valutare bene, ma molto più importante occorre saper tirare. Bene, ripetiamo che cerchiamo di aumentare la nostra capacità tecnica e quindi abbiamo una buona capacità tecnica. Allora comincia a diventare interessante voler valutare la distanza. Allora, nel caso degli animali, nel caso della fitarca è molto semplice perché effettivamente fino a 30 metri veramente il colpo d'occhio, la pratica basta e avanza. La strategia più interessante è che quella che si mette in atto in poco, veramente in poco, in 30 secondi, normalmente si attua tutto. Abbiamo un minuto e mezzo, però effettivamente basta 30 secondi. In 30 secondi veramente possiamo fare tutto quello che vogliamo. Se noi siamo allenati a visualizzare immediatamente i 5 metri e quindi i 10 metri, beh, ci dobbiamo allenare durante il giorno. In qualsiasi attività della giornata possiamo attivarci a misurare i 5 e i 10 metri. Una volta che sappiamo bene e molto bene i 5-10 metri, bene, gioco forza, immediatamente immaginarsi 20. Una volta che ci siamo immaginati 20, siamo in grado di immaginarsi una griglia sul percorso. Quindi è il nostro inconscio che lo fa. L'inconscio ci mette veramente fisquiglie a immaginarsi una griglia dei 5, dei 10 e dei 20 metri e posizionarla sul terreno, indipendentemente da come è il terreno può essere scosceso, non esserci in qualsiasi cosa, siamo noi il bersaglio e questa griglia che si posiziona a 5, 10, 20 metri, benissimo, il bersaglio in che punto rientra in questa griglia, di più, di meno, ecco che ci facciamo immediatamente un'idea sulla distanza e guardate che non ci vuole minuti, ore per capirla. Veramente in pochi secondi il nostro cervello si è allenato, è in grado di attuare una buonissima strategia, di parametrare, perché questa è vera e propria parametrazione. Io posiziono la mia griglia sul terreno immaginario che mi sono costruito con la pratica e vedo dove cade il bersaglio. Se il bersaglio cade qui in là dei 20 metri, un attimo capisco dal ribaltare questi 20 metri dove si va a posizionare e posso innescare la mia strategia, se sono un arco nudo, effettuare lo string walking sulla corda affinché l'arco sia calibrato per effettuare la parabola, dare la parabola alla freccia perché possa colpire il bersaglio nel centro dove io sto tra virgolette in grado. E così vale per tutti, no? Se io col mio arco ricurvo, in cui ho una strategia istintiva, qualunque essa sia questa strategia istintiva, fissare la parte più piccola del bersaglio, immaginarsi la parabola argentata della mia freccia fino a che non la vedo che va sul bersaglio, questa è parametrazione. Se io mi posso immaginare la parabola della freccia, sto parametrando, perché io la parabola della freccia la devo far vedere finire nel super spot avversario.
poi lascerò andare la freccia seguirà questa parabola e la freccia, se ho fatto tutto alla perfezione, la freccia andrà a posizionare, andrà a colpire esattamente il centro. Un buon cacciatore penso che faccia sicuramente così, non lo fa consciamente, lo fa con tutto il suo istinto primordiale, se casomai esistesse, ma così deve fare, no? Io guardo una piccola parte del bersaglio, il mio inconscio si immagina la parabola, la freccia viene sopra. Non ha importanza il tempo, non è una questione di tempo, perché il mio inconscio lavora a milionesimi di secondo. Quindi se io ci metto, che io ci metto un centesimo di secondo a scoccare la freccia, tra ancoraggio e rilascio, ci metto un centesimo di secondo, o ci metto 30 secondi, guarda. È ininfluente perché lascerò comunque all'inconscio tutto quello che devo fare. Io devo solo, la mia strategia invece è quella di meccanicamente posizionare la parabola dell'arco, questo avviene con lo string walk, no? Se io corro sulla corda, cosa ottengo? Ottengo che meccanicamente posiziono la parabola della freccia, in modo tale che la punta sia posizionata vicino al punto da colpire. Abbiamo già visto che, nell'arco, ma neanche nel compound, l'ho già dimostrato, anche nel compound non esiste la collimazione. La collimazione è una chimera, la collimazione l'hanno inventata gli archi istintivi scarsi, perché non prendendoci hanno detto beh, chi ci prende collima? Non esiste la collimazione, appunto. Non esiste. Esistono varie tipologie di strategie. Se io nella mia strategia inconscia, nella mia strategia istintiva, ho la punta della freccia il più vicino possibile al punto da colpire, ma sono molto più preciso e molto più ripetibile. È solo questo la diversità. Poi è logico, io posso pensare, è molto più bello non usare queste strategie impure. Benissimo, ma non sarò mai preciso nello stesso momento. Mai. Se qualcuno è più preciso nella stessa via, mi venga indicato perché non lo conosco. Non l'ho mai conosciuto. Non lo devo ancora vedere. È semplicissimo vederlo. Venga con me a fare una gara indoor a 18 metri. Se un arciere istintivo è bravo a fare centro, deve fare centro con tutte le frecce che dalla parete, qualunque sia la tipologia di bersaglio. E io devo ancora vederlo e non l'ho ancora visto. Posso cambiare idea qualora qualcuno mi indichi qualcuno in grado di farlo. Quindi abbiamo visto, siamo andati un po' fuori dal seminato, abbiamo visto come la strategia nel 3D sia molto semplice. Nel 3D parametrare con qualcosa di meccanico nell'arco è impossibile. Perché dico che è impossibile? Perché ci ho provato. E non è possibile farlo, non c'è il tempo di farlo, non conviene farlo, si fa molto prima con la pratica, quindi molta pratica, conoscere bene la più varietà possibile di paesaggi, quindi di strutture tridimensionali che ho davanti a me, di boschi, eccetera, più possibile tipologie, in modo da avere un database del cervello più carico di informazioni, e queste informazioni vengono scaricate in pochissimi secondi, perché se ne occupa. Quindi un po' dal fatto che io conosco bene gli animali, quindi dal fatto che io vedo l'animale più distante e più vicino, un po' dal fatto dalla mia griglia parametrica virtuale che metto sul terreno, che capisco istantaneamente il tipo di distanza, questo mi permette di avere la distanza. Ripeto, è una questione di pratica, una questione di allenamento che comincia dall'indovinare sempre i 5 metri, poi sempre i 10 metri,
poi 20 metri e poi è semplice arrivare a 30. Molto più difficile invece è oltre 30 metri. Oltre 30 metri comincia veramente a diventare difficile. Comincia a diventare importante avere un arco più potente, quindi un arco la cui parabola sia il più possibile tesa. Questo per minimizzare il mio errore di valutazione. E lì si innescano altre strategie che vedremo, sarà oggetto di del prossimo seminario. Come usare con profitto l'arco di collo senza mirino e senza string walking. Perché dico questo? Perché anche l'arco istintivo ha una sua convenienza a valutare la distanza, anche se tiro in modo istintivo. È un parametro in più. Se io, perché dico questo? E lo dico a chi è super istintivo. Perché dico questo? Perché se è vero come è vero che a chi tira istintivamente non interessa minimamente la distanza, effettivamente l'alzo avviene automaticamente, io nel mio cervello ho già tutte le informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però attenzione, funziona proprio così. Perché un buon tracciatore può ingannarmi. Il mio cervello non è così intelligente da non essere ingannato. Perché se io costruisco un orso che anziché alto così, lo faccio uguale identico, ma alto così, e lo metto in alberi più piccoli del normale, in un tunnel in cui non posso capire bene la distanza, e cavolo, e come faccio? Il mio istinto? Ciao, ciao istinto! L'istinto non ha tutte le informazioni quando è messo in difficoltà in questo modo. Ecco che allora l'istinto va aiutato. Va aiutato fermandosi un attimo a valutare cosa sta succedendo davanti a me. Valuto bene cosa sta succedendo, cerco di capire in che situazione mi trovo e da lì innescherò la mia strategia di agire. Poi io posso tirare in un secondo, in tre secondi, in 100 secondi, non è importante quanto ci metterò a tirare, vedremo nella terza parte cosa succede durante il tiro. Questo non ha importanza, però io devo avere più informazioni possibili, più informazioni ho, più il mio istinto è in grado di essere veramente vincente. Altre finte. Qualche domanda sul 3D? Ho detto tutto. Quasi. Vai. Giovedano, dimmi tutto. Non nel senso che, vabbè, io per chi sa tracciare le gare, per esempio l'ultima gara, non c'era una sagoma, ce n'è una sola a 50 metri. Tutte le altre erano sotto. Eppure c'è gente che si è venuto, cioè, ma hai messo le sagome lontane. No, 50, 42, 40. Sì, però se si gioca sul, come dicevi tu, in base alla sagoma, se tu la metti vicino a una pianta. Certo, l'occhio può essere ingannato e come se può essere ingannato. Certamente, certamente, ma difatti io in quel minuto e mezzo che mi dà Fitarco, che mi dà World Archer, adesso parliamo di World Archer per comodità, perché più o meno la conosciamo tutti, in quel minuto e mezzo, ma io sfrutto il mio minuto, un minuto intero lo sfrutto per cercare di capire dove sono calato, per cercare di capire cosa sta succedendo di fronte a me, in modo tridimensionale. Non posso arrivare lì e scoccare le mie frecce. Ma sono ingannato, perché il tracciatore mi ha ingannato. Anche quelle non può esistere. Anche quelle sotto i 30 metri, se tu li metti in... Certamente.
Certamente, se no la mia pratica, tutto il mio allenamento, tutta la mia pratica, che a cosa è servita se io non mi fermo a metterla in pratica? Scusate il giro di parole. E mi devo fermare a metterla in pratica. Ma mi devo fermare, sto anche un minuto. Guardo col binocolo, perché anche il binocolo è un iter, no? Fa parte della mia sequenza anche guardare col binocolo, che poi serve poco guardare col binocolo, perché si vede a occhio nudo, comunque c'è la fotografia. Però serve a capire cosa c'è dietro, come è posizionato, e poi guardare, alle volte sto lì anche 30-40 secondi solamente a guardare, a cercare di calarmi nel contesto. Una volta che mi sono fatto un'idea, ma anche senza pensarla, il mio inconscio sta lavorando, poi tiro due frecce in 20 secondi. Vai. Sicuramente li hai visti anni fa, quelli che misurano. Ci ho provato io, non serve assolutamente a niente. Non serve assolutamente a niente per il semplice motivo che è troppo facile sbagliare. Infatti che puoi sbagliare. No, è una cosa indecente. Stavano lì 2 minuti. Sì. Col pollice così, messo col pollice così. No, io posto e guarda, io l'unica cosa che alle volte faccio, non tutte, e che nella mia griglia virtuale, che è una parametrazione, che nessuno può dirmi niente, ma io sto parametrando, io butto la mia griglia e poi guardo i 5, i 10 metri, vedo dove sono i venti, capisco dove è l'animale, mi faccio un giro sul contesto se mi vogliono fregare, guardo che tipo di animale è, se mi hanno messo qualcosa davanti mi sposto, guardo lateralmente dove magari è un pochino più aperto, e vedo, guarda quell'albero là, e quell'albero là è poco più di 25 metri ed è paragonabile a quello che mi sembrava 22. Quindi no, hai ragione, quello è 25 metri, quindi ok, facciamo 26, perché è un pochino di più, benissimo. Io 26. Questa è la valutazione. Devo farmi questa valutazione per forza, ma qualunque tipologia, qualunque strategia che io ho per invertire. Perché è un elemento troppo importante avere in mente la distanza. Perché io mi sono anche allenato, io fossi anche un arciere istintivo. Parlo d'arco nudo, che è molto semplice, io faccio lo sprint a 26 metri, con la mia tecnica è abbastanza buona, e quindi tiro la prima freccia. Se la prima freccia ha fatto 100, quindi sono la seconda, devo di nuovo fare 100. Se è andata alta mi regolo, se è andata bassa mi regolo. No. Però il primo approccio appunto è quello che conta. E faccio sempre la valutazione dal picchetto, non la faccio mai lateralmente prima, non mi faccio condizionare nel modo più assoluto. Magari se in piazzola c'ho un arciere forte e la tira alta, beh, di sicuro non è alla massima distanza. Perché se io, un tiratore ad esempio come Luca, che è bravo, a tirare, che è bravo, e la tira alta, magari la tira proprio sulla schiena, non è a 30 metri, se è un gruppo 1, di sicuro, perché la tira troppo alta. E quindi mi regolo anche su quello che fanno gli avversari, se è reputo tecnicamente bravo, se no, tutto bene, se mi faccio le mie valutazioni. Devi chiedermi qualcosa? Sì, io sono ignorante per quanto riguarda il possibile di tiro, no? Quando tu mi dicevi che... Ne parliamo dopo ti ho trovato. Invece per quanto riguarda noi, sai che facciamo i tiri sporchi a volte. Sì. Veramente. Tu come ti regoli quando il tiro non è autostrada? Ma nessunissimo problema. È logico che devo fare attenzione che la mia freccia non tocchi niente, perché se la mia freccia tocca qualcosa viene deviata. La deviazione è sempre caotica. Quindi io devo comunque fare sempre attenzione e mi metterò in ginocchio, mi metterò sulle punte dei piedi, adesso dico, ma cercherò una via tale che la freccia non tocchi niente, ma la freccia non deve toccare, perché se la freccia tocca viene deviata. E questo è un peccato, no? Perché le frecce sono leggere, le nostre frecce sono molto leggere e basta veramente poco per essere deviate.
Quindi non posso immaginarmi di fare Calabria, cioè non posso immaginarmi di fare un tiro in cui la deviazione è voluta, perché sarà sempre caotica. Quindi non ha importanza che la bestia sia nascosta, che l'animale sia nascosto, va benissimo. Però io devo avere un punto di parabola pulito, e questo assolutamente sì. E tu hai un momento in cui metti la punta della freccia sul bersaglio, eccetera, o lo fai tutte le volte oppure non lo fai mai? Allora, io ho parlato molto bene di questo in un precedente filmato che ti invito a vedere su YouTube, in cui io dimostro che nessuno mira. La mira non esiste, nessuno mira, nessuno colpisce, ma dall'istintivo all'arco olimpico, all'arco compound con Diotra e Visetti. La mira non esiste, la mira non può esistere. Quindi nessuno colpisce, tanto meno, ma nessuno lo fa. Neanche Marco Gagliazzo alle Olimpiadi. Perché? Perché non ci può essere una collimazione meccanica, non può esserci, ci sarà sempre un movimento. Quindi io, quello che cambia è unicamente il mio livello di precisione. Se con l'arco compound e con l'arco olimpico ho un livello di precisione altissimo, imparagonabile ai tiri che possiamo fare noi con lo vuoto, l'arco istintivo, cioè imparagonabili, e solamente cambia solamente a livello di precisione, ma l'approccio alla mira, guarda che è la stessa cosa, è istintivissima. La mira accade, la mira avviene per magia, anche nell'arco istintivo, anche nell'arco olimpico e nell'arco contatto. Ne parleremo poi quando parlerò di strategie istintive. Vai. Per parlare della media che dicevi, sì. C'è un metodo? C'è molta esperienza. Molta esperienza, molto allenamento. Molto allenamento. Molto allenamento, c'è certo. Un criterio che sì. Sia... No. Puoi disegnare con un pennarello virtuale e poi... Sì, però quello ti... No, ma guarda che con l'allenamento si può fare tutto. Con l'allenamento veramente ti sembra una... Per vincere bisogna ammazzarsi di fatica. Nessuno mai ha preso la pastiglia la campioncina, che uno la prende e poi fa così. No, non esiste. Come si fa fatichissima sangue, sudore e lacrime per allenarsi, ci si sangue, sudore e lacrime anche per imparare a valutare. E purtroppo funziona così. E bisogna darsi da fare. Si va in giro nei boschi col telemetro e si valuta. Cos'è quello? Tac, cos'è quello? Tac, cos'è quello? E ci si allena così, come ho fatto io, come fanno tutti quelli che ci vogliono prendere. Molto più interessante, passiamo, se no abbiamo ancora pieni cascina, molto più interessante, allora, faccio un primo passo indietro. Abbiamo visto che si parametra anche nel tratto. Metto una griglia, più parametro di così. So che l'arbitro la griglia non la vede e quindi non vi può dire niente. Ok? Benissimo. Passiamo all'altere field. Nell'altere field è molto più interessante. L'altere field permette di avere distanze conosciute e distanze sconosciute, lo sappiamo tutti. Il dilemma è quello delle distanze sconosciute. Però, abbiamo però, nell'altere field le distanze sconosciute sono rapportabili a bersagli sempre uguali, sempre belli puliti, sempre gli stessi. Ci sono quattro tipi di bersagli, i pidocchi con un diametro di 20 cm, gli occhiali con un diametro di 40 cm, il diametro 60 cm e il diametro 80 cm. Ok?